Litri Calcio in finale di Coppa Italia di eccellenza laziale, battendo il Serpentari ai rigori per 4-2 dopo aver vinto nel corso dei 90 minuti con rete di Volante al 74esimo, quindi per 1-0, stesso risultato che aveva visto invece il Serpentara vincere all'andata. Una partita durissima, soprattutto nel primo tempo, in cui le squadre sentivano tantissimo l'importanza del match. Uno stadio comunale di Itri quasi pieno al pienone di spettatori che hanno salutato l'inizio del match con una bellissima coreografia. Poi l'infortunio a Gallo occorso al 15esimo del primo tempo con il gioco fermo per quasi 7 minuti, l'entrata dell'ambulanza sul campo, una rottura dello zigomo, si pensa per il numero 3 dell'Itri, che non giocava con la sua stella in questo momento del campionato, vale a dire Rossini, che era squalificato, ma l'altra stella, Volante, Dante Volante, già protagonista per quanto riguarda la Coppa Italia. A Formia qualche anno fa diventa il protagonista anche a Itri con un gol importantissimo in contropiede sul lancio di Agostino De Santis, appena entrato in campo, ha superato il portiere in uscita che non aveva estremo difensore avversario che non aveva calcolato bene i tempi dell'uscita stessa e ha messo la palla in rete 1-0. Poi si è andati ai calci di rigore con Truppo, altro nuovo entrato, giovane e un under, che ha messo a segno il rigore decisivo che porta l'Itri in finale, finale che si giocherà il prossimo 8 di febbraio in campo neutro contro l'Unipomezia, che ha avuto la meglio invece sulla Valle del Tevere, anche lì ai calci di rigore 0-0 all'andata, 0-0 al ritorno, 4-1 ai calci di rigore per l'Unipomezia. Per quanto riguarda il campo, questo verrà deciso nei prossimi giorni, sarà campo neutro, ripetiamo, l'8 di febbraio alle ore 14:30, Itri in finale contro l'Unipomezia.